Cacirri, oggi siamo qui per farvi vedere due parti, due video, diciamo tre liquidi. Facciamo la serie nuova The Pixel! Perché marca? By Liquid Vapor. Ah, by Liquid Vapor. Bellissimi, eh? Quindi vi facciamo vedere tre di questi, bastardi. Allora ragazzi, facciamo il Crash Custard. Che allora, prima di iniziare, aspetta però, volevo far vedere che è una figata questa serie nuova, perché come vedete c'è il Peach Ninja. Quindi hanno preso, com'è che si chiamava il gioco del ninja? Vabbè, non mi viene in mente. Quello che ammazzava, cioè quello che tagliava le frutte? No, Fruit Ninja. Sì, forse sì. Fruit Ninja. Poi c'è Tobacco Sin Creed, quindi è Assassin's Creed. Poi c'è Grapecraft, che è Minecraft. Poi c'è Cookie Man, che è Pac-Man, praticamente. Poi c'è Junkie Luigi, che è Luigi di Mario e Luigi. Poi andiamo avanti. Crash Custard, che è questo qua che facciamo adesso, Crash. Che è Crash Bandicoot. Con, com'è che si chiamava lui? Non me lo ricordo. Non mi ricordo. Tu che sei nerd. Poi c'è, non mi ricordo più. Poi c'è Mint Rider, Tom Rider. Poi c'è Limecraft, che è di un altro Minecraft. E poi c'è Cuba Bros, che è Mario, Super Mario Bros. Svarzato. Eccolo, dopo questo preambolo di Giacone, è bellissimo, veramente bellissimo. Vi faccio un altro preambolo. Allora, The Pixel è una linea di aromi. Voi comprate il boccettino da 10 ml e dovete aromatizzare al 15% e lasciare maturazione 10 giorni. Mi raccomando. Allora, con un boccino da 10 ml di aroma ci fate un 60 ml finito. Dopo questi 10 giorni voi avete 60 ml equiparabile a un liquido premium. Questi aromi sono bomba. Fotonici. Bomba. Noi questa sera vi facciamo vedere la limited edition, che è stata fatta per due aromi. Non hanno fatto nient'altro che fare la formula scomposta, quindi mettere i 20 ml d'aroma dove voi vi dovete mettere i 30 di VG e i 10 ml di shot. Ecco perché limited edition, perché tutti gli altri sono aromi concentrati da 10 ml. Quindi sei proprio bravo stasera. Faremo Crash Custard, sì, che... e Limecraft. Allora, come ho fatto vedere, Crash Custard è di Crash Bandicoot. È una vaniglia custard, noce e una nota di tabacco. Ovviamente lo proveremo su Dead Rabbit SQ con col complessa. Perché? Abbiamo solo quelli. Custard. E anche un po' di noce. 54 watt. Va bene, ciao. Sentite, una bella nota, bella massiccia, bella corposa, bella pesante di vaniglia. Poi vi arriva proprio il gusto di questa noce. Io il tabacco non ce lo sento, io sento solo vaniglia e noce, spettacolare, veramente buono. Io allora vi devo essere sincero, in base alle grafiche mi aspetto veramente dei liquidi della Madonna, perché proprio sta cosa qua delle grafiche, dei giochi, della Play, mi piacciono di brutto, ma proprio tanto. Abbiamo trovato la linea che esalta Giaccone. Cazzo, spacca, uè. Dolcissimo. Ma si sente, io ho fatto l'assaggio al dito e... È buono. È dolce. È una vaniglia con la noce. Il tabacco non lo sento. Ma buono. Secondo me potrebbe smagare un po', eh. Secondo me la noce è un po' troppo. Però è veramente un liquido veramente buono. Sì, tutto il giorno non riuscirei. Però è buono. Anch'io. È veramente buono. Bello dolce. Se ti viene voglia di dolce e ci fai 4-5 svapate e sei a posto. Sì, basta. Perché poi secondo me questo qua rompe un po' e dopo un po'. Sì, ma è veramente bello dolce. Buono. Ti riempie la bocca di gusto, di sapore, di noce, di vaniglia, custard. Sì. Buono. E qua iniziamo già bene, signori. Io qua gli do un 8. 8 e mezzo. 9. 9. Benissimo. Iniziamo già bene. Ve l'ho detto io che le grafiche erano belle. Tappami, levate. Tappalo. Oh, allora, questo qua era il Crash Custard. Limited Edition, ricordiamo, perché sennò poi si incazza. Buono da far schifo. Oh, buono questo. Facciamo il Limecraft. Limecraft, che sarebbe vaniglia custard ice con una nota di lime. Oh, mi sento pieno dopo sto liquido, non so. Dead Rabbit SQ. Strano, perché abbiamo solo quelli. Col complessa, 55 watt. Lime. Lime e l'ice ci sono, eh? Io credo che sia al naso una buccia del lime. Allora, in aspirazione sentite subito il lime e l'ice. E poi vi arriva la cremosità della custard. Oh, io ho fatto due tiri, c'ho le tonsille congelate. Sbam! In casa. Sbam! In casa è peso. Com'è?
Rende? Buono. Buono, però è tanto ghiacciato, non è del primo. Non è per i nostri gusti. Puttana miseria. A noi che ci piacciono poco gli ice. Oh, però è veramente buono. Dammi acqua, acqua, dammi acqua. È un ice, è ma ice. No, allora, gli aromi sono ice, ice e ice. Con una punta di ice. Porca Eva, il lime esatto. Si sente, però è ghiaccio. Il puro. Lime, oh, il lime è buono. Ho fatto fatica a sentirlo perché... Cioè... Aspirate, lime, ice è troppo... e poi la cremosità dell'acqua. Fammi il tirone. Vicchia, le big, no, oh, le Fisherman Friends. C'è la condensa. Le Fisherman Friends in bocca. Così si sente. Il lime, il fresco, perché il fresco c'è. Sì. E il dolce della, della custard. Però devi fare tiri corti, perché se fai tiri lunghi... È un buon lime, però. Buon lime. Cioè, no, il lime va bene, è buono. È vale. Qua io purtroppo gli devo dare un 6. Per, solo per l'ice. Allora, se io, non c'era l'ice, gli davo 8. Io do due voti. Do il 6 per sì. L'ice e l'8 per il lime e la casta. Mi accodo. Però l'ice è veramente tanto. Sì, per i nostri gusti è troppo esageratissimo. È veramente tanto. Benissimo, signori. Allora, abbiamo fatto i due della Limited Edition. Questa è la prima parte. Nella seconda parte troverete gli altri tre che non sono limited edition. E quindi... sono aromi classici. Aromi classici. Vedrete nel prossimo video. Quindi signori, se vi piace il video provateli questi, perché il primo spacca, questo qua c'ha troppo ice, c'ha steso. Quindi piacciate il video, iscrivetevi, seguiteci su Instagram, tutte le cose varie, firmate la petizione, recensiteci su favorito.it, ma lì dovete farlo perché sennò siete dei cacirri e dei... Basta. Ci vediamo al prossimo video con l'utilizzo parte del visello. E il video non si sa qual è. Va bene, ciao.